Ci troviamo al Rifugio della Balma, in comune di Coazze, nel Parco Naturale Orsiera Roccia Vré. Per scoprire meglio questo posto ci facciamo aiutare da un amico, Alfio Usseglio. Alfio, come è nato il rifugio? Allora, l'idea di ristrutturare i resti di un vecchio alpeggio comunale nasce alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, in seguito alla ristrutturazione che il CAI di Coazze aveva fatto del bivacco in punta al Rubinè. Quindi, dovendo passare qua molte volte, si era evidenziata la necessità di avere un punto di riferimento a metà strada. Il comune di Coazze ha fatto un comodato d'uso gratuito di quelli che erano ormai dei resti, erano dei ruderi del vecchio alpeggio comunale. Il CAI di Coazze ha provveduto sia con l'aiuto del CAI centrale e soprattutto con il lavoro di tanti volontari a ristrutturarlo. Possiamo dire di essere un rifugio green, come si dice al giorno d'oggi, con dei comfort che a questa altezza forse sono abbastanza inusuali, no? Quindi acqua calda, doccia e quant'altro. E con un bivacco invernale, un locale che è illuminato, riscaldato, con la possibilità anche di cucinare su una piastra elettrica. E una domanda: da cosa deriva il nome Rifugio della Balma? Allora, Balma nel nostro patois franco-provenzale indica un riparo naturale dove uomini o animali possono trovare riparo. E come si arriva al rifugio? Allora, al rifugio si arriva sostanzialmente da due strade. Una è quella classica che passa dal Molè, quindi appena sopra il santuario di Forno, ed è la strada classica che viene anche seguita dalla processione che si fa ogni anno di notte in occasione della festa della Madonna della Neve. E però quello che oggi è più utilizzato dagli escursionisti è il sentiero che parte dalla curva prima di Pian Neiretto, prima degli impianti di Pian Neiretto. E un escursionista che arriva qui ha delle possibilità di aumentare le escursioni magari dopo una notte trascorsa in rifugio? Ci sono dei luoghi che secondo te sono particolarmente interessanti da vedere? Beh, allora sicuramente le possibilità sono tantissime. Allora sicuramente Rubinè e Roccia Vré sono le due mete, diciamo, principali che si raggiungono partendo dalla Balma. E però oltre a queste due sicuramente si può andare al Colletto della Balma e fare un bel circuito che, scendendo giù al lago Rouen, si risale poi al Colle della Russa e si scende al rifugio Fontanamura per ritornare al punto di partenza dove abbiamo lasciato le auto alla sbarra di Pian Neiretto. E poi di qua possiamo raggiungere Punta del Lago Sud, oppure dal colle di Cassafrera si può scendere nel versante valsusino per andare verso il rifugio del Gravio. E poi del lago Sottano e il lago Soprano, in mezz'ora, tre quarti d'ora dal rifugio, si possono tranquillamente raggiungere. E ti viene in mente qualche aneddoto, qualche storia interessante che ruota attorno al rifugio? Qua di aneddoti ce ne sono tanti. E allora, mi viene
da pensare a un documento che abbiamo trovato negli archivi del comune, che risale al 1747, dove il comune aveva pagato una persona per fare delle riparazioni all'alpeggio che si trova qua a Rifugio Balma, 1747. E questo è un anno particolare, è l'anno della battaglia della Sietta. E quindi mi piace pensare che probabilmente quando facevano questi lavori di riparazione, questi pastori e questi muratori che erano saliti, probabilmente alla sera, trovandosi qua davanti a un fuoco, probabilmente parlavano di strani movimenti di truppe che avvenivano appena al di là del crinale del Rubinet. Nel 1961, appena sopra il rifugio, a pochi metri dalla punta dell'Ozon, c'è stato lo schianto di un aereo militare americano, e al lago Soprano si trovano ancora alcuni resti di questo aereo. Poi un altro aneddoto: Camillo Benso, conte di Cavour, veniva da queste parti prima di iniziare la sua carriera politica, quando era semplicemente un ufficiale dell'esercito piemontese, e veniva in villeggiatura a Forno di Coazze, e poi veniva a caccia e a pesca in questa valle. Si era fatto costruire un riparo proprio quasi sulle rive del lago Sottano, dove ancora oggi si possono vedere i resti delle fondamenta di questa casa. Altra curiosità che troviamo attorno al Rifugio della Balma è il giardino botanico, che è stato realizzato attraverso la collaborazione tra il CAI di Coazze e alcuni guardiaparco del Parco Naturale Orsiera Rocciavre. Di questo giardino botanico scopriremo alcune caratteristiche attraverso le parole del nostro collega Guido, che è anche botanico e ci aiuterà a capire qualcosa in più circa gli abitanti vegetali di queste zone.